la luna cadentissima. La lentezza naturale della lunata qui assume proporzioni favolose. Per compiere due viaggi impiega 12 ore e mezza, mentre il burattino trascorre buona parte di quel tempo con un piede a terra e l'altro conficcato nel legno della porta. Tante ore di attesa nel buio, tormentato dalla pioggia, dalla fame e dalla posizione scomoda. Non si ricorda che Pinocchio abbia mai subito un simile supplizio. Era stato preso nella tagliola, ma per un tempo più breve. Era stato incatenato alla cuccia di Medoro, ma quella pena era di gran lunga più lieve e sopportabile. E la lentezza della lunata, causa del lungo tormento, è solo apparentemente naturale, perché quando Pinocchio la incontrerà nel capitolo 36esimo, la lunata, contro il suo costume, cominciò a correre come una lucertola nei grandi sogni d'agosto. La lentezza voluta dalla fata è dunque il nocciolo dell'episodio. E da questo punto di vista potremmo considerare il supplizio provocato a Pinocchio semplicemente come un giusto castigo inflittogli per la sua sconsiderata condotta. Sotto questa scorza narrativa, però, il nocciolo del significato assume un valore più profondo. La lunaca aveva un lumicino acceso sulla testa, il cui significato simbolico e chiaro è quello della riflessione e della consapevolezza. Anche quando Pinocchio era stato preso nella tagliola, l'animaletto allora intervenuto era stata la lucciola che brillava nella notte col suo lumicino. Pinocchio, quella volta, appariva poco incline alla riflessione. In questo secondo episodio è diverso. Prima di bussare alla porta, egli era già preso dal rimorso, sentiva timore, provava esitazione, si trovava, cioè, in fase di pentimento sincero, e la lunata, col suo lume acceso, veniva portata per lui. Tuttavia, dove ritroviamo, infatti, la conferma esplicita dal Polonio stesso nel capitolo 36, quando gli animali principali della storia riappaiono fugacemente per ricordare qualcosa del loro incontro con Pinocchio. Cosa ricorda la lunata di questa notte tormentosa? Ti rammenti di quella volta quando scesi a parti lume? Pinocchio aveva bisogno d'aiuto, ma l'aiuto degli uomini, secondo la morale laica del colonio, o l'aiuto della provvidenza, secondo la morale religiosa, non è sempre pronto ad arrivare a ogni tua chiamata, per quanto accorato o strepitosa possa essere. Talvolta tarda a venire, e quando arriva non sempre ce lo aspettiamo, vedi il vassoio di cibo simulato. Quindi bisogna saper attendere. Se nel tuo cuore c'è speranza e volontà positiva, alla fine l'aiuto risolutore ci sarà. Ecco il messaggio che viene dalla lentezza della lunata, forse il più metafisico di tutto il libro: l'aiuto umano. Se attendi quello, come l'aiuto divino, può essere tardo a venire, ma verrà. Solo che ti dice il Colloni, non è mai gratuito, ma deve essere meritato. Anche l'ultima breve e veloce, in tutti i sensi, apparizione della lunata conferma la sua funzione metaforica di rapportare l'aiuto con il merito, solo che qui avviene in termini invertiti. Questa volta è Pinocchio stesso che si fa generoso portatore di aiuto tramite la lunata. A chi? A prima vista la risposta è semplice: alla mamma, come dovere di ogni buon figliolo, e Pinocchio ormai lo è. Ma siccome a far presente il bisogno è proprio la lunaca, accogliamo anche un secondo significato simbolico del Colloni. Rispondi subito, lumachina bella, dove hai lasciato la mia buona fata? Pinocchio mio, la povera fata giace in un fondo di letto all'ospedale. All'ospedale! Io non ho che 40 soldi, eccole qui. Andavo giusto a comprarmi un vestito nuovo. Prendimi lunata e va a portarli subito alla mia buona fata. Finora ho lavorato per mantenere il mio babbo. Da oggi in là lavorerò 5 ore di più per mantenere anche la mia buona mamma. Proprio questo è il significato ultimo che troviamo negli incontri con la lunata. L'aiuto che tu hai ricevuto quando ne avevi bisogno deve essere reso da te al momento del bisogno altrui.